Everybody from Marco Domeniconi, your favorite music consultant. Salve a tutti da Marco Domeniconi, il vostro pifferaio magico preferito nonché consulente musicale. Today we're going to talk about 2001 Space Odyssey, a movie of 1968. Oggi parleremo di 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, un film del 1968. Scritto assieme a Arthur C. Clarke, che produsse il soggetto e sulla medesima traccia scrisse il romanzo omonimo pubblicato nello stesso anno. Un colossal di fantascienza ambientato in un vicino futuro tocca temi come l'identità della natura umana, il suo destino, il ruolo della conoscenza e della tecnica. Per quanto l'ispirazione provenga dal classico racconto del 1948 La Sentinella di Clarke, che ha messo La Sentinella assomiglia al 2001 come una ghianda assomiglia a una quercia adulta. Il film è considerato un capolavoro della storia del cinema e ne costituisce una svolta epocale, anche al di fuori del genere fantascientifico. 2001 Space Odyssey, a 1968 epic science fiction film produced and directed by Stanley Kubrick. The screenplay was written by Kubrick and Arthur C. Clarke and was inspired by Clarke's 1951 short story The Sentinel and other short stories by Clarke. Nel 1991 la pellicola è stata giudicata di rilevante significato estetico, culturale e storico e inserita nella lista dei film preservati nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. The film, which follows a voyage to Jupiter with a sentient computer Hal after the discovery of an alien monolith affecting human evolution, deals with themes of existentialism, human evolution, technology, artificial intelligence, and the possibility of extraterrestrial life. The film is noted for its scientifically accurate depiction and space flight, pioneering special effects and ambiguous imagery. Kubrick avoided conventional cinematic and narrative techniques. Dialogue is used sparingly and the long sequences accompanied by only by music. The soundtrack incorporates numerous works of classic music by composers including Richard Strauss, the one you're listening now, Johann Strauss, Aram Khachaturian and Giorgio Ligeti. The movie received diverse critical responses, ranging from those who saw it as a darkly apocalyptic to those who saw it as an optimistic representation of the hopes of humanity. Questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Thank you.
Il film si compone in quattro sezioni distinte, eppure interconnesse fra di loro, dal tema del monolito, più una sequenza di apertura e un intervallo. Il primo segmento e il quarto sono completamente privi di dialogo, come ne sono abbastanza scarni il secondo e il terzo, lasciando lunghe sequenze di cui sono padrone la musica e la traccia degli effetti sonori. All of his films was the incredible virtuoso that he was with craft. I hope you enjoyed this program about 2001 Space Odyssey. Spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata a 2001 Odissea nello spazio, un film che cambiò, a movie who changed all science fiction movie after that, included Star Wars. Ciao. Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi. Today at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today, at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today, at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today, at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere.